Allora, buon pomeriggio da Antonio Falopoli, sono le 14:32 minuti primi, siete collegati con lo stadio San Vito Marulla di Cosenza, dove tra circa 28 minuti comincia questo confronto valido per la 31esima giornata del campionato di Serie B KT, praticamente un confronto molto molto importante. Per il Cosenza, dopo la pausa, dopo l'avvento sulla panchina di Viali con la prima sconfitta esterna subita a Terni prima della pausa, e praticamente oggi si torna qui al San Vito. Viali riprende da dove aveva lasciato, cioè sulla panchina del Cosenza in casa nell'ultima gara di andata di play-out vinta per 1-0 qui al San Vito Marulla contro il Brescia. Era il Brescia targato Castaldello che poi cominciò la stagione, viene esonerato e al suo posto viene chiamato Rolando Maran. Sulla panchina del Cosenza c'era Fabio Caserta all'inizio della stagione, all'andata, quando nella seconda trasferta di questo campionato, nel girone d'andata, il Brescia non aveva mai giocato. Alla prima partita vinse per 1-0 contro la formazione del Cosenza, in quella che fu una partita davvero molto molto brutta per la formazione rossoblu allenata dal tecnico di merito Portosalvo. E allora andiamo per quanto riguarda la formazione del Cosenza, che gioca con Mica in porta, Ciampi a destra, Trabotta a sinistra, e c'è il rientro di Meroni al centro della difesa con Camporese, quindi coppia centrale Camporese-Meroni. A centrocampo Zuccon, Calò, Florenzi, Marras, Antonucci, in attacco c'è Crespi, non c'è Tutino, e quindi vedremo se sarà un 4-3-2-1, un 4-3-3, praticamente vedremo quello che ovviamente si può giocare. Intanto ringraziamo chiaramente l'addetto stampa che ci porta chiaramente le informazioni ufficiali del Cosenza e del Brescia. Il Brescia che si schiera con Lezzerini, Pacchera, Bianchi, Yallov, Galazzi, Dickman, Bisoli, Adorni, Borrelli, Papetti e Pesaggio, tecnico abbiamo detto, signor Rolando Maran. La formazione del Cosenza la ribadiamo: Micai, Camporese con Meroni al centro della difesa, poi c'è sulla destra Giampi, sulla sinistra gioca Trabotta, a centrocampo abbiamo Calò, c'è anche Marras, c'è Zuccon con Florenzi, Antonucci e Crespi. C'è molta curiosità per vedere il modulo del Cosenza, quale sarà. Io vi ricordo e saluto ovviamente, ricordando chi ci sta seguendo su Facebook o magari sul canale Lotta coi lupi di YouTube, praticamente c'è una giornata tipicamente estiva qui a Cosenza. C'è un leggero vento che sembrava dall'esterno dello stadio molto fastidioso, invece vi posso dire che qui all'interno dello stadio si percepisce poco o nulla. Le due squadre, dalla nostra postazione possiamo vedere, sono all'interno del terreno di gioco, compresa la terna arbitrale che sarà guidata dal signor Massimi di Termoli, un direttore di gara che in questa stagione non ha diretto il Cosenza, ancora ha diretto il Brescia nella trasferta alla 27esima giornata pareggiata per 1-1 al Del Duca di Ascoli, ma è un arbitro che ricordiamo ben volentieri: 6 vittorie 2 pareggi. Adesso c'è l'applauso della tribuna centrale a William Viali, che torna in campo, torna a sedersi sulla panchina del Cosenza, ha chiarito le motivazioni che hanno fatto sì che lui non continuasse l'avventura qui a Cosenza. Quando è stato chiamato dal presidente Guarasce, quando è stato chiamato da Gemmi, non ci ha pensato due volte, è corso qui a Cosenza, dove ha ottenuto davvero nella passata stagione un'impresa molto molto importante, culminata con il play-out a Brescia, con la conquista della salvezza. Allora, temperatura estiva, ci avviciniamo ai 30 gradi, le squadre sono in campo, si stanno preparando, sono le
14:40, quindi mancano ancora 20 minuti all'inizio di questo confronto. Abbiamo detto delle formazioni che vale la pena ribadirle. Cosenza con Mikai in porta, a destra gioca Gianfi, a sinistra gioca Frabotta, coppia centrale difensiva con il rientro di Meroni e con Camporese. A centrocampo ci sono Zuccon, Florenzi, Calò, c'è Marras, Antonucci e c'è anche Crespi con Florenzi, per cui vedremo come si schiererà il Cosenza. Il Brescia di Maran si schiera con Lezzerini, Paghera, Bianchi, Jallov, Galazzi, Dickman, Visoli, Adorni, Borrelli, Papetti e Besaggio. Allora, il Cosenza ha 34 punti in classifica, 2 punti di vantaggio sulla zona play-out, 3 di distacco dalla zona play-off. Il Brescia, collocato proprio nell'ultima posizione di classifica utile per accedere ai play-off, mancano 8 giornate alla fine di questo lungo, interessante, avvincente, estenuante comunque campionato di Serie B, che ogni giornata regala delle sorprese. Lo abbiamo detto, in questo momento c'è stato il cambio di panchina prima della trasferta di Terni, c'è stata una brutta sconfitta a Terni, dove la squadra nel primo tempo non aveva giocato male, poi ha regalato 25 minuti alla Ternana. Abbiamo avuto anche l'occasione clamorosa con Crespi di pareggiarla la partita di Terni, non ci siamo riusciti. Non ci sono e non ci devono essere polemiche, credo da qui soprattutto al prossimo impegno, anche quello con la Feralpi Salò di sabato prossimo, dove ovviamente ci saremo e vi racconteremo dal Garilli di Piacenza. Però in questo momento al Cosenza urge una vittoria, urgono punti salvezza, punti importanti. Cosenza urge un'iniezione di fiducia, di morale, che può arrivare solo attraverso una bella prestazione e una bella vittoria, al cospetto, ripetiamo, di un Brescia partito ad handicap perché non sapeva se partecipare a questo campionato oppure a quello di Lega Pro dopo 38 anni di assenza. Poi il Brescia, per le vicissitudini della Reggiana, è stato riammesso nel campionato di Serie B e gioca questo torneo. E oggi è qui, proprio al San Vito Marulla, ad affrontare la formazione del Cosenza. Abbiamo detto del direttore di gara, gentilmente dalla regia, Andrea Doriani ce lo rimostra, signor Massimi di Termoli, praticamente gli assistenti sono Tolfo e Catallo, quarto ufficiale di Reda, al VAR c'è Pezzuto, la VAR è Longo. Questo direttore di gara, oltre diciamo ad aver diretto altre partite, è l'arbitro che il 16 giugno del 2018 diresse allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara la gara tra il Cosenza ed il Siena, finale playoff di Lega Pro, che permise al Cosenza con la vittoria per 3-1 di accedere al campionato di Serie B. Campionato di Serie B che sta disputando il Cosenza, che ovviamente cerca di portare in porto con una salvezza più tranquilla rispetto alle passate stagioni. Nelle ultime due non dimentichiamoci che per quanto riguarda la formazione del Cosenza la salvezza è arrivato con l'avvento soprattutto play-out. Tutino non è schierato dall'inizio, rispondo a Franco Baccaro che ci scrive. Chiaramente Tutino è a disposizione di Viali, un po' ce lo sentivamo, l'avevamo immaginato, che per quello che era successo diciamo nel corso di questa settimana praticamente Tutino non sarebbe partito dall'inizio, ci speravamo. Allora, cosa vi posso dire ancora, perché tra poco chiuderemo questa prepartita e non credo ci sarà un grandissimo numero di spettatori, cosa che io invece mi auguravo, perché è la prima volta da quando è stata instaurata questa regola del turno della Pasquetta che il Cosenza gioca in casa. L'abbiamo sempre giocata fuori casa questa partita del lunedì dell'Angelo,
e questa volta mi auguravo che il pubblico, vista anche la situazione di classifica, potesse un po' magari tradire quelle che sono le tradizioni, scusatemi il gioco di parole, e arrivare qui al San Vito Marulla in massa. Però evidentemente la realtà è un'altra, la Pasquetta, la tradizione sicuramente porterà, come vedo anche dai numeri che ci sono, che ci stanno seguendo, e li saluto, quelli che magari sono in montagna, sono in Sila, sono al mare, sono nelle proprie case, faccio gli auguri ancora a tutti per la Pasqua, la festa della resurrezione di Nostro Signore, e calcisticamente, l'ho detto anche presentando da piazza Donato Dennis Bergamini qualche ora fa questa partita, di resurrezione calcistica ha bisogno sicuramente il Cosenza, ma vedremo cosa accadrà. Poi alle 17 vi ricordo, in diretta su Facebook, in diretta sulla pagina, sul canale Lotta coi lupi di YouTube, ci sarà sicuramente il post partita, il full time per quanto riguarda questa partita. Vi racconteremo quello che sarà successo. Andremo a sentire anche i tecnici, gli altri tesserati, e praticamente cosa diranno al termine di questa partita. Tireremo le somme di questa gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B KT. Andremo, magari se ci sarà la possibilità, poi quando nel full time chiuderemo questi collegamenti, ad ascoltare magari il parere anche di qualche collega qui in tribuna stampa. Ad esempio, alla mia destra l'avete sentita nella trasmissione Riflettiamo sulla Serie B, come previsto, preventivato, c'è Erika Bariselli del giornale di Brescia, altri colleghi locali come Eliseno Sposato, abbiamo visto anche altri colleghi seduti qui in tribuna stampa. Andremo a sentire anche magari il loro parere su questo confronto che si gioca tra poco più di 15 minuti. Allora, prima di chiudere, stanno passando tantissimi messaggi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la gente magari non è presente allo stadio Longo di Paola. Ciao Antonio, chiaramente ti saluto caro zio Elio, ti auguro una buona visione di questa partita, poi magari aspettiamo anche i tuoi commenti per quanto riguarda il finale di gara. Un saluto davvero a tutti quanti, per quelli che ci stanno scrivendo, come vedete messaggi che passano. Ciao caro Bruno, lo so che seguirai la partita, ovviamente un saluto anche alla tua consorte Franca e a tutti quelli che ci stanno seguendo, vi saluto davvero di cuore e voglio salutare, l'ho fatto anche nell'anteprima, quelli che oggi dal nord, anche dai paesi, dalle nazioni limitrofe all'Italia, Germania, Francia, Svizzera, Austria e altri, che non sono riusciti a conciliare gli impegni per essere qui in Calabria per la Santa Pasqua e anche per venire a San Vito Marulla. Molti me lo hanno già promesso e ci saranno sicuramente sabato prossimo al Garilli di Piacenza, dove ci sarà un'altra importantissima gara del Cosenza, quella con la Feralpi Salò. Sicuramente, però di questo ne parleremo diciamo da domani, dopodomani, ne riflettiamo sulla Serie B con l'altro collega del giornale di Brescia, Francesco Doria, che lui segue la Feralpi Salò. Ma intanto ci dobbiamo occupare del Brescia e non della Feralpi, sono le due squadre cugine, no? Una di Salò, una della città di Brescia, per cui le affrontiamo tutte e due di seguito in questa fase del girone di ritorno. Allora, sono quasi le 14:50, siete sempre collegati in diretta praticamente con lo stadio San Vito Marulla, la tribuna stampa, da dove vi sto parlando in diretta. Poi al termine della partita, triplice fischio di chiusura, saremo ancora qui. E poi ovviamente ci sposteremo in sala stampa, ci sarà il full time dopo aver sentito gli allenatori. Benissimo, grazie a tutti quanti voi, abbiamo le formazioni da ribadire per l'ennesima volta, ma credo che ormai
i nostri appassionati super tifosi, non solo quelli che ci seguono, saranno già in possesso delle formazioni ufficiali. Allora il Cosenza gioca con Mika in porta, Camporese che farà coppia centrale difensiva con il rientrante Andrea Meroni. E quando dici Brescia, dici Meroni. A destra gioca Giampi, a sinistra gioca Frabotta. Un centrocampo con Florenzi, Calò, Marras, Zuccon. Poi avremo Crespi ed Antonucci. Questo è l'undici ovviamente voluto da William Viali per affrontare all'inizio il Brescia di Rolando Maran, schierato con Lezzerini, Baghera, Bianchi, Yallop, Galazzi, Dittmann, Pisoli, Adorni, Borrelli, Papetti e Vesaggio. Ecco, questo è l'undici, abbiamo detto, dal direttore di gara, signor Massimi di Termoli. Noi a questo punto vi salutiamo, ovviamente ci rivediamo al triplice fischio di chiusura per raccontarvi a caldo quello che è accaduto sul terreno di gioco e poi ci sposteremo in sala stampa a sentire gli allenatori. Io vi auguro sulle varie piattaforme una buona visione della partita, di questo importante confronto. Oggi più che mai abbiamo fallito tanti esami di maturità, forse questo è davvero quello più importante. Qui possiamo dire, se dobbiamo lottare fino alla fine per l'ennesima stagione solo per la salvezza, oppure questo Cosenza, come dicono tanti, vale più di una semplice salvezza. Sta a noi, siamo padroni del nostro destino. Lo siamo in questo lunedì dell'angelo molto importante. Ci risentiamo più tardi, ovviamente, con le considerazioni. Continuano. Grazie, caro zio Elio. Non è bella. Concordo, non è bella da vedere. Concorda. Saluto anche Franco Vaccaro, saluto tutti quelli che ci hanno scritto, ovviamente, che anche quelli che non hanno scritto, ma ci stanno seguendo in tantissimi, lo so. Grazie del vostro affetto, lo ribadisco. Saluto due tifosi da Vilnius in Lituania che sono lì per lavoro, che seguono le nostre dirette e che ovviamente urlano anche dalla Lituania, come facciamo tutti, forza lupi. Anzi, il nostro motto vincente, quello che lo abbiamo urlato quella famosa notte del primo giugno dopo il playout contro il Brescia, 10 mesi or sono, il lupo non muore mai. Ci rivediamo intorno alle 17 per raccontarvi cosa sarà successo tra Cosenza e Brescia.